Salve, questo è il primo video del modulo Altri strumenti, presentazioni. Iniziamo parlando un po' dello strumento di presentazione sicuramente più noto e più conosciuto che è PowerPoint. Questo software è un software molto noto, dicevamo, è un prodotto commerciale, nel senso che non esistono versioni gratuite di questo software. Anche le versioni per gli insegnanti, per gli studenti oppure anche per le scuole sono versioni a pagamento, magari con un costo ridotto rispetto alla versione commerciale standard, però hanno un costo ridotto. È un prodotto commerciale, esiste per diverse piattaforme, in particolare esiste per Windows ovviamente, ma esiste la versione anche per Mac, leggermente diversa, ma in ogni caso ugualmente valida. Da poco tempo a questa parte esistono anche le versioni per i tablet, quindi esiste la versione sia per Android che per iOS, che queste versioni sono versioni gratuite. Sono versioni gratuite anche se hanno delle limitazioni, vedremo anche queste app all'opera e vedremo che alcune funzioni un pochino più particolari sono bloccate e per sbloccarle è necessario acquistare un abbonamento annuale che permette di sbloccare tutte le funzioni, dà uno spazio cloud ancora più esteso rispetto a quello minimo che viene dato gratuitamente. E insomma, quindi è un programma molto conosciuto, molto noto, è un programma commerciale. Adesso lo vediamo all'opera. Allora, tra le varie versioni di PowerPoint, vediamo un attimo in azione la versione di PowerPoint per tablet, che è, diciamo, una novità, anche perché immagino che la versione PowerPoint standard è un pochino conosciuta da molti. Allora, la versione PowerPoint per tablet presenta, diciamo, in modo abbastanza semplice le principali funzioni di presentazione. Non ci dobbiamo aspettare una versione completa come quella per computer fisso, però per delle presentazioni didattiche, magari fatte dai ragazzi, fatte sul campo, anche in modo estremamente rapido, si riescono a ottenere dei risultati accettabili. Allora, lanciando l'applicazione, abbiamo a disposizione una serie di template preconfezionati. Diciamo subito che una delle caratteristiche di questa versione è l'integrazione con il cloud. Tappando sul pulsante apri che troviamo a sinistra, vediamo come PowerPoint è, diciamo così, collegata a due servizi di cloud interessanti. Uno si chiama OneDrive, è il servizio della Microsoft, per cui ovviamente PowerPoint si interfaccia tranquillamente con questo servizio. L'altra cosa invece molto interessante è che è stato stretto un accordo con Dropbox, che è probabilmente il cloud più famoso e più diffuso, per poter lavorare direttamente con file presenti nel proprio Dropbox. Questo è interessante perché lo stesso file potrebbe essere utilizzato tramite Dropbox sia nella versione tablet che nella versione per computer fisso. Ovviamente, oltre che nel cloud, si possono salvare le presentazioni anche sul proprio iPad. Allora, vediamo adesso di impostare così semplicemente una presentazione per vedere le funzioni principali. Magari dobbiamo fare così una presentazione su un architetto del Novecento romano che si chiama Mario Ridolfi, abbastanza conosciuto. Allora, scegliamo un template, possiamo scegliere per esempio questo in basso che si chiama Gocciolina. Bene, noi troviamo una diapositiva che è la diapositiva titolo, che ha il suo template e il suo stile, e partendo da questa diapositiva possiamo impostare così una piccola presentazione. Facciamo doppio tocco per il titolo e scriviamo Mario Ridolfi. Come sottotitolo possiamo scrivere, che ne so, architetto. Questa sarà la diapositiva titolo, la diapositiva iniziale. Allora, per inserire una nuova diapositiva, sopra simula un pochino il nastro della versione per desktop, avremo l'opzione nuova diapositiva. Nella nuova diapositiva possiamo scegliere tra vari template, vari layout più che template. Ce ne sono di diversi tipi. Magari noi in questo caso vogliamo mettere un'immagine e due note biografiche. Allora scegliamo contenuto con didascalia. Magari qui facciamo un doppio tap e scriviamo bio biografia. Biografia, e magari prendiamo qualche notizia biografica da, che ne so, Wikipedia. Eccolo qui, abbiamo Wikipedia. Possiamo, scusate, possiamo
prendere, che ne so, a scopo semplificativo il primo paragrafo, torniamo all'interno di PowerPoint, facciamo un doppio tap e incolliamo queste notizie che abbiamo messo. Adesso eccede un pochino anche la grandezza, però potremmo tranquillamente fare delle modifiche per farlo entrare. Come potete vedere, questi riquadri possono essere ruotati con la freccettina sopra e ridimensionati. Qui in questo caso invece vogliamo mettere un'immagine. Allora, prendiamo dal nostro rullino fotografico, ecco qui abbiamo un'immagine già pronta, la copiamo e ritorniamo nella nostra biografia e la incolliamo. Ecco, la possiamo mettere qui, eliminiamo il riquadro sotto e abbiamo fatto questa seconda diapositiva. Adesso magari ne vogliamo fare una terza mettendo esclusivamente delle immagini con delle scritte, per cui andiamo su Inserisci, nuova diapositiva, magari ne prendiamo questa volta una vuota, andiamo su Immagini e scegliamo, che ne so, tre immagini di questo, di opere di questo architetto, quindi possiamo prendere, che ne so, questo particolare, lo ridimensioniamo. Lo mettiamo da una parte, magari ci interessa solo una parte di questa immagine, magari la vogliamo sviluppare in verticale invece che in orizzontale, c'è lo strumento ritaglia, possiamo, scusate, tranquillamente, ecco, ritagliare la parte che ci interessa e quindi rendere l'immagine più piccola. Così andiamo a inserire altre immagini, sempre su Inserisci, immagini, magari possiamo prendere un disegno. Questo è un architetto famoso anche per la propria abilità nel disegno. E ne andiamo a inserire un altro ancora, che è un'altra immagine, magari dello stesso edificio precedente, però per tutta la sua grandezza. Eccolo qua. Adesso magari vogliamo mettere una didascalia su queste immagini. Allora inseriamo un testo. Quindi su Inserisci c'è l'opzione casella di testo. L'andiamo a mettere qui e magari questa si chiama casalina. Scriviamo casa Lina. Ok, quest'altra inseriamo un altro testo nella seconda e mettiamo, che ne so, il disegno originale. E magari sulla terza inseriamo una nuova casella di testo e magari ci scriviamo un particolare. Particolare, ok. Lo mettiamo qui. Adesso dobbiamo fare in modo che le immagini siano in primo piano, per cui selezioniamo l'immagine e gli diciamo disponi in primo piano, quindi in modo da far andare la scritta sotto. La stessa cosa facciamo per la seconda e la stessa immagine per la terza. Portiamo in primo piano, cioè abbiamo praticamente messo sopra l'immagine e sotto la scritta. Per quale motivo? Perché faremo in modo di effettuare una animazione per cui sopra le scritte verranno le immagini. Allora prendiamo la prima foto, andiamo su animazioni, effetto entrata, scegliamo un effetto di entrata. Adesso possiamo fare, che ne so, una entrata a dissolvenza punti. Prendiamo la seconda immagine, effetto entrata, ne scegliamo un altro, che ne so, spirale, tanto per vedere più soluzioni. Della terza, effetto entrata, facciamo l'entrata a scacchiera. Possiamo anche vedere che cosa succede. Facciamo partire la nostra presentazione. Avremo inizialmente le varie scritte, poi sopra la prima, sopra la seconda e sopra la terza. Quindi abbiamo già impostato una presentazione. Magari per questo testo possiamo mettere un'animazione in entrata a fasce. Vediamo che cosa succede. Ci abbiamo biografia, tappiamo e verrà inserito questo testo a fasce. Per completare un pochino la presentazione, possiamo mettere delle transizioni tra una diapositiva e l'altra. Allora prendiamo tappiamo sopra la scritta transizioni, effetto transizione. Magari possiamo mettere il classico cubo e possiamo dire anche di applicarlo a tutte. A questo punto vediamo la presentazione all'opera. Eccola qui, prima pagina, seconda pagina, tap, compariranno note biografiche, terza pagina, prima immagine, seconda immagine e terza immagine. Ecco,
Abbiamo realizzato una presentazione, diciamo così, standard, molto anche semplice, però avete visto che con pochi minuti si riesce a ottenere qualcosa di buono. Adesso, tornando indietro, possiamo dare un nome a questa presentazione e la possiamo così salvare per usi futuri. La possiamo mettere anche sul nostro cloud, la possiamo mettere sul nostro Dropbox, poterla utilizzare e modificare in modo collaborativo anche con altre persone tramite appunto i servizi di cloud. Ebbene, grazie per l'attenzione. Dopo aver visto questo software abbastanza noto e conosciuto che è PowerPoint, adesso ci dedicheremo ad altre soluzioni per ottenere delle presentazioni sempre più semplici e accattivanti. Grazie e al prossimo video.